Tea garden. Delle piante. No. Ah, quindi ci sono sorelline anche qua, sì. Due. Non si apre. Oh, fa un po' specie trovare la foresta sul fondo del mare, però questa roba, tubo di gomma, telecamera. È vero che poi posso fotografare anche i miei nemici, eh? Pare che alcuni poveracci abbiano visto degli spettri. Spettri. Ryan mi ha detto che è un effetto collaterale di questo business dei plasmidi. I ricordi di una persona passano all'altra attraverso un campionamento genetico. Indiscrezioni, stravaganze, ribellione. E ora fantasmi sanguinanti. La vita della grande Rapture. Ah, quindi sì, sono i plasmidi che mi fanno Ho vedere. visto! C'è qualcuno lì! Mi fanno vedere queste visioni. Sì, sono io, ma. Puoi aiutarmi? Puoi aiutarmi? Ma dove? Qui? Il ricombinante! Oddio! Qualcuno mi aiuti! Madonna, quella voce. Devo andare di qua, aspetta, aspetta un attimo. Riesci a resistere un attimo che. Qua cosa c'è? Cristo, c'è qualcuno lì. Oh, dolcezza, sono ricombinata in un modo che nemmeno te la Puoi immagini. aiutarmi? Vieni qui. Tutto pronto. Fiori, bottiglia di vino, anche due biglietti per il Tea Garden. Niente mette le pupe di buon umore come una serata nell'Arcadia. Ora devo solo passare da Thrifty Care a prendere un kit medico, per sicurezza. Dicono che questa non è la prima visita di Angelina al Tea Garden. Un La attimo. procedura di moltiplicazione funziona. Le lumache da sole non potevano fornire abbastanza Adam per un lavoro serio, ma combinate con l'ospite, allora sì che si ragiona. La lumaca viene alloggiata nella parete dello stomaco dell'ospite e dopo che questo si nutre, induciamo il rigurgito. Così otteniamo una quantità di Adam 20, 30 volte superiore. Il problema adesso è la mancanza di ospiti. Fontaine dice, pazienta Tenenbaum, presto aprirà la prima casa per le sorelline. E allora il problema sarà risolto. Qua c'è Puoi chi aiutarmi? è Atlas. Allora quindi c'è questo cartello e insomma un dubbio mi viene allora, cioè che Atlas non sia chi dice di essere, ma chi sarà allora? Sì dai, insomma non mi fido, sto pronto, sei lì o qui? Ti ho visto andare di qua prima. Ho visto. Eccolo qua. No. Sparito.
Lanciagranate, granata. Qui granata fa. Che cavolo. Dove sei? Dai che ti sparo subito. Sparito? No. Salve, bellezza. Cavolo. Hai indossato... No. Però aveva una cosa uguale a questa. Forte vuota. È una cosa uguale a questa. Si è teletrasportato. Qua niente. Qua alcol. Trovando cose, ingredienti particolari per qualcosa. Vieni qua, vieni qua, maledetto. Dove sei? Dove sei? Bastardo. Questo che ti ho dato fuoco. Mi ha ucciso. Beh, adesso dovrebbe morire. Dove ricomincio? È proprio... Dai, dove sei? Di qua. Dai, ti do fuoco un'altra volta. Eccolo là. Cavolo. Era lui? Combinante Houdini. Beh, in effetti spariva. Mi sembra un nome appropriato. E se faccio una foto, sì, è vero, guadagno meno, però almeno l'ho fatta. Vediamo. Bonus di ricerca. Aumento del danno. Vabbè, uguale. Vulnerabili ai proiettili anti-uomo. Sì, però se trovo delle foto... un po' scomoda, cioè tira fuori la macchina fotografica durante il combattimento, insomma. Qua cosa abbiamo? No, ma io devo andare di qua, aspetta, fatemi vedere di qua. Oggi l'Arcadia è stata chiusa al pubblico non pagante. Quello mi assume per creare una foresta in fondo all'oceano e poi trasforma una passeggiata nel bosco in un lusso. Orion mi ha chiesto, un contadino non dovrebbe poter vendere il suo cibo? Un vasaio non dovrebbe trarre profitto dai suoi vasi? Stavo per replicare. Ma poi mi sono ricordata che era lui a firmare i miei assegni. Ecco. C'è solo una cosa peggiore che essere ipocriti, ed è essere disoccupati. Qui c'è uno là, uno là, quello lancia bombe. No, pensavo che lanciava bombe. Ma ti do fuoco. Dai. Anche te. Aspetta. Vieni più. Ecco, sta morendo. No, adesso si è andata, aspetta, qua ci... Arrivano le fiamme, aspettiamo un attimo, si avvicina qualcuno. Ho promesso che non ti faremo del male. Ci credo. Dai, vai a spegnerti, bravo. Togliete i punti. Non voglio farti del male. Qualcuno
alcune volte è necessario. Adesso no. Dove cavolo? Oh. Poi la donna è morta. Alcol, con alcol. Pensavo che era un barile esplosivo. Ah, lo fuoco, bravo. Cavolo. Ah. Aia, aia, aia. Dove sei? Risolviamo subito sta faccenda. Ok, allora. Sì. Così, così. Su un'altra volta. E andiamo. Così. Perfetto. Oh. Dove sei? No, mancata. No, no, tutto legale. Qui a Rapture poi direi che è legalissimo. Tutti quel cavolo che vogliono. Cioè. Aggiriamo anche questa, ma usiamo quello automatico, va. E ok. Qui niente. Qua? Aspettate, no, c'è niente, abbassiamoci allora. Questa. Oh, questa è difficilissima, no, no. La giriamo automaticamente. Poi gli anti-uomo, napal. Che ci facciamo col napal? A chi diamo fuoco? Stai strisciando. Sei malato. Infermiera. Parli con me. Mi aiuti a cercare questo paziente. Ma qua. Oh madonna. C'è il filo elettrico però. Comportamento tipico per chi si trova nelle tue condizioni. Perché stai ritardando le tue cure? No, adesso vengo io a curarti, aspetta un attimo. Eccolo! Dai, dai. Bravo. Un uomo cattivo. Che rosine. Dollari. Qua c'era la trappola. Saltiamo così. Op. Ok. Ma posso? No, non mi sa che non posso. Proviamo a usare. No, sembra di no. Non funziona. Ah, lì c'è così una bomba. Vediamo un po'. Azoto liquido. No, no, non prendo niente. Ok. No, ma il caffè, scusate, non mi ricordo. Il caffè. Ah no, il caffè, mi ricordavo che il caffè è... aia, aia. Merda. Vabbè, una si è tolta. Mi ricordavo che il caffè aumentava l'IV ma diminuiva la vita. Invece no. Mi ricordavo male. Quindi? No, di qua c'era l'azoto liquido, ok. Di qua non è dove sono. Ah no, io sono arrivato da là. Quindi devo andare di qua. Aspettare che passi questo.
No, ho sbagliato. Non mi colpite da dietro, eh. Dove sopra? No, di qua. Dove cavolo sei? Piange. Qui c'è niente. Qui? No. No, sembra di no. Ah, è sopra. Vabbè, quello muore adesso. Arcadia Glens. Di qua. Muro. No, mi sa che qua non ci va da nessuna parte. No. No. Questo posto è nostro. Nostro. Che cavolo spara? No, non solo 40, solo 4 su 13. E pistola. Ma che cavolo spara? Quella è stata uccisa da qualcun altro. C'è una torretta? Non sembra. Una vite e un grimaldello. Metro. Ma questa sarà la mia torretta di prima, so perché si sente qua. Questo cos'è? Ah, ecco, vedi, posso. Ecco cosa sono quegli quei strani, sì, pezzi. Posso creare le cose, pensate. Ecco, l'unico che mi interessa è il grimaldello, perché gli altri... poca roba, esatto. Vabbè, intanto lo aggiriamo. Così recupero un pochino di vita. No, vedi che ho sbagliato. Ho sbagliato e mi sa che ho perso. Basta. Vabbè, usiamo quello automatico, ok. Là. No, non cadere. C'è un big daddy in zona. No. Scusi, eh. Non questa. Ah, ancora lì. Ho una mano. Vai. Metti in dubbio il mio giudizio? Dimmi cosa c'è dentro. Vediamoci qualcosa di nuovo. Quanta roba. A slot per tono fisico. Ingegneria, tutti i okay, vari cosi. Cosa di nuovo? Etto scarica 2. Stordisce più a lungo. Vortice. Ardente. Subisci meno danni da fuoco. E puoi infliggere più danni quando usi il fuoco. Interessante. Questo è molto interessante. I plasmini consumano meno IV. Lo prendo subito. Nel mezzo mondo dei genti con i nostri giorni, probabilmente ti sembra di non avere mai abbastanza IV. Grazie a IV XL la tua riserva di IV durerà più a lungo. Questo cos'è che era? Ogni volta che agire guarisci salute.
No, allora aspettavo deposito, perché tanto costa 1. Esperto di vendite, riduce i prezzi di distributori. Vabbè, anche questo l'ho preso, tanto costa 1. Plasmide esperto di vendite, modifica la tua traccia elettromagnetica permettendo di ingannare i circuiti di qualsiasi stazione vendita. Noto i nostri clienti come Circo Massimo, esperto di vendite, si ripaga da solo in pochissimo tempo. Vabbè, anche questo è il deposito. E quindi qua, tra tutti, a parte che c'è qualche bug, vabbè, tra tutti io, vabbè, che di plasmidi praticamente ce non ne ho di più, quindi forse è un po' inutile prendere questo qua se ho solo 4 plasmidi. Io faccio una cosa, il potenzio elettro scarica, sì. Ok. Perfetto, almeno è più forte. No. Io posso sfruttare il fuoco. Questo razzi a ricerca, molto interessante. Questo è ok, quello per creare lanciagranate. Posso creare qualcosa? No, solo i proiettili per... Lo aggiriamo. Oh, voilà, prima questo. Eccolo qua. Serve un altro. No, questo no. Oh, ok, perfetto. C'è niente. Il mercato è paziente. C'è stata una forte pressione per regolare il business dei plasmidi. Sono emersi problemi collaterali, danni nervosi, cecità, follia, morte. Ma a che serve la nostra ideologia se non può essere testata? Il mercato non reagisce come un bambino, strillando al minimo segno di scontento. Oh, madonna. Il mercato è paziente. Ti ho dato una mano, dai. Puoi darmi semplicemente la sorellina, eh? Se è buggato. Allora, teniamo questo, salviamo. E ci proviamo così, su due piedi, via. No, perché cavolo. Faccio un'altra foto, velocissimo. Un'altra Rosy. E direi lanciagranate. Tutto quello che abbiamo. Che l'ho mancato. No. Bene, allora ricomincio da lì. Non ho fatto niente, sul qua dentro. Abbiamo i razzi. Direi di usarli. No, non ipotizziamo, se no la sorellina va via. No, è però che cazzo te le volte. Oh, via, sono forti i razzi, eh. Vado dietro. Ok. Ma
Dai, salviamola. No, no, no. E voilà. Grazie, grazie. Adenza, tu accendi una candela. Tu hai salvato le piccole quando avresti potuto mostrare la tua crudeltà. Ti sto inviando qualcosa per dimostrarti la nostra gratitudine. Oh, grazie. Vabbè. Grazie. Eccola qua. Grazie mille, Mr. B. 200 di Adam, scassinatore, 12 pagliettoni elettrici. Scassinatore, uno dei prodotti più popolari di Hack Smart. Scassinatore ti permette di avere accesso a luoghi dove non sei gradito. Ricombinati ora e comincia ad aggirare. Ah, riduce la difficoltà di casseforti. Allora, adesso, visto che ho più Adam, questo è... aspettato, mettiamo in banca, va bene. La banca, vabbè, qui non ne ho vista ancora una. Ricarichiamoci. Non so, ho quasi 300. Non so, veramente... come dicevo, lo slot per plasmide è inutile. Non so se potenziare ancora la salute. Però questo del fuoco mi interessa molto. Ora facciamo una cosa. Potenzierei la salute. Ok. Poi potenzio Live. Perfetto. Poi prendo questo. Allora, ardente, il paese più caldo di Rapture. Subisci minori da fuoco al posto di forza bruta, che è un bel po'... cioè, non è che uso più tanto spesso la chiave inglese. Ok. E ho ancora 116. Quelli per aggirare magari potrei togli da combattimento. Corazza cos'è? Riduce tutti i danni fisici. Fisici nel senso di con armi corpo a corpo o pistole. Beh, io prendo quello di ingegneria, dai, sì. Sì. Così qua metto. Vediamo. Posso mettere difficoltà di cassaforti e serrature o no. Ma io metterei quello delle serrature. Ok, perfetto, basta. Basta. Oh, vedi, siamo più potenti. Ora siamo più forti, ottimo, ottimo. Beh, andiamo dove ci indica.